Wow, grandi amici di Open Road, qui su Canessi, ci vediamo ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, nuovo episodio della carriera, nuova partita con i Toronto Raptors dopo una gara 1 estenuante, veramente estenuante, e una gara 2 registrata, non registrata ma giocata su Twitch, il link in descrizione, andatevela a vedere, vi consiglio, cliccate il link perché è un'altra partita fuori da ogni logica, vinta questa volta, ve la spoilero, siamo 1-1 per questa pivotal game free in quel di Toronto. Abbiamo la maglia meme, la maglia portafortuna per questa partita. Concentrati, lasciate un bel mi piace, speriamo non sia il solito massacro nel primo tempo e dentro con la partita. Fuzz che puzzerizza! Fuzz che posterizza, cavolo Leonard. Me la sono persa perché non suono. Ma porca vacca, porca. Troy Daniels titolare. Al posto di Buddy Hield. Ok, dobbiamo rispondere e vincere una in trasferta. Let's go. Ah, peccato, peccato. Sono andato dentro perché far fallo a Kawhi Leonard è più importante che segnare in questo inizio di partita, sinceramente. Perché se per sbaglio fa due falli il primo quarto, la partita prende decisamente un'altra piega. Primi due per noi, 4-2, cerchiamo di non farci massacrare come abbiamo fatto nei primi tempi di gara 1 e gara 2. Spoiler, ma gara 2 andatevela a vedere perché è tanta roba, ragazzi. Dammi qua Kawhi, Kairico. Pareggio, resto il tiro, no, è entrata, bene. Stoppate assist, teniamo duro che premia arrivare qui pronti. È quello che bisogna fare quando si è trasferti ai playoff. Sì, non può far che? Non può fare fallo Kawhi Leonard perché sennò ne ha due. Ne approfittiamo, rimbalzo offensivo. Altro rimbalzo in attacco, spallata, fallo. Nope. Ci cambiano ragazzi per gli ultimi due minuti del primo quarto. Abbiamo la palla qui davanti a noi con JJ Redick che non so cosa sta facendo su quel maledetto piede perno. Vediamo giusto questa azione. È uscito anche Kawhi Leonard per il secondo fallo. Però attenzione. Muscalone, bello schifo. Simuliamo, va. Why are we still here? Just to suffer. Sono stato fuori 2 minuti e 22 più 2 minuti e 50, quindi 5 minuti. La mia squadra ha preso 23-2 di parziale. Sì. Certo, contestato rosso, canestro, certo. Certo. Assist, perlomeno. Altra palla in post basso dove ho un chiaro vantaggio in questa serie. Me li lavoro tutti, da Daniels a Van Vliet a Lauri, tutti tranne Leonard. 12 punti in 12 minuti, 45% del campo. Quando qualcuno saprà dirmi qual è la mia colpa per essere sotto di 25, fatemelo pure sapere, Bel taglio, 2 punti, 16 per noi, 12 per storia della squadra, 5 su 23 nel campo. Bene. Altri due. Uscita dai blocchi. Useless questi punti. Se non fosse che senza di loro saremmo a meno 40, tipo. Bella azione, turnaround jumper, e lasciamo lì Siakam, 20 punti, non lo so quanti ne abbiamo, sotto di 25, 27. È vero che abbiamo sempre rimontato in gara 1 e in gara 2, ma mi chiedo sempre perché dobbiamo sempre ritrovarci a rimontare per colpa della 2K, di simulazioni o script o cose varie. In gara 2 ve lo dico, abbiamo giocato male ed eravamo sotto. In gara 1 scriptata abbiamo giocato sotto. Qui non tanto scriptata mentre sono in campo, ma più che altro mi ha dato 20 punti di differenza in un minuto che ero in panchina. Vediamo questo secondo tempo. 32 punti segnati sono una miseria clamorosa, 20 da parte nostra, 57 subiti, tutto sommato non è che facciano estremamente schifo. Un po' sì, ma non estremamente, dai. Olè.
Green light, baby. Green light, baby. Segniamo solo noi, segnerò solo io. Prenderò 50 tiri. Non me ne frega proprio niente. Se devo far così quest'anno, farò così. Che vi devo dire? Oh, ma ragazzi, ma puttana Eva, puttana, ma cosa devo fare? Cioè, chase down su Leonard, bellissima, chiamo la palla, non me la danno e la passano agli altri. Ma io che cosa devo fare? Cioè, esattamente, cosa devo fare in sta partita? Meno 21, 25 per noi. Vediamo se riusciamo a prendere l'impeto di squadra. 0-25, che magari diamo una svolta a sta cazzo di partita. Là. L'impeto chiaramente l'abbiamo perso, ma questa è la bomba del meno 20. Continuiamo a lavorare. Se la prossima simulazione prendo altri punti in negativo, veramente spacco tutto, eh. Ho pressing tutto campo, eh. Pressing a tutto campo è selezionato, eh. Non so se l'avete visto. Adesso posso fare gli schemi con l'impeto di squadra. Pressing a tutto campo era quella roba lì. Ah, 124 a 92. 55 punti Gerard Tropeo, meno di 40 il resto della squadra. Do 1 Toronto Raptors. Quando uscirà questo video avrò già giocato gara 4 su Twitch, giovedì sera, quindi qualcuno saprà già se saremo due pari o sotto 3-1, nonché fuori dai playoff. Direi che le immagini parlano da sole. 55 con 23 su 36 dal campo, 3 su 5 a 3, 6 su 6 ai liberi e si perde di 40. 30, quanto è? 60% dal campo i Raptors, 64% da 3 punti, 90% ai liberi, 50 punti dalla panchina 11, 33 assist 17. Direi che parlano veramente già sole, già queste cose qua. Ci vediamo per gara 5.